appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. In piedi, mano sul cuore e pronti a cantare sulle note dell'amato inno di Manuele. Esecuzione ed ecco che arriva la replica. Difesa a 4 e 2 punte là davanti, incaricate di mettersi l'attacco sulle spalle. È un modulo perfezionato nell'epoca d'oro del calcio inglese. Non passa davvero mai di moda e ne esistono diverse varianti. Punta tutto, quasi, sul gioco sulle fasce. Per questo si ha bisogno di terzini non solo dotati dal punto di vista fisico, ma anche tecnico. Diamo il via alla partita. Prova a giocarla in profondità. Non può sbagliare. Può provare. E c'è il gol della Norvegia. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Qui può partire il contropiede. Le squadre... Occhio al tiro! Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Crossa il pallone a centro area. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. L'Italia ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. Non hanno altra scelta. Due sostituzioni, rapida successione. Lorenzo Insigne può dare la scossa che serve ai suoi. La difesa è invalicabile oggi. Che tentativo! Verratti. Trova il compagno in chance per tirare. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. Salta e
colpisce di testa. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Si libera alla grande. Attenzione al tiro. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. C'è stato sicuramente anche un pizzico di sfortuna in questa sconfitta, ma soprattutto se gli attaccanti non la mettono è difficile vincere le gare. Bisognerà lavorarci su. Una prestazione deludente la loro. Dopo aver subito il gol nel primo tempo non hanno dimostrato la capacità di reagire. Si chiude qui il nostro collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.